contestata, condanna Corona Patrizio Maria alla pena di anni 1 di reclusione, Persi Francesca alla pena di 26 di reclusione, oltre al pagamento di somme delle spese processuali. Visto l'articolo 163 del codice penale, concede a Persi Francesca il beneficio della sospensione condizionale della pena. Dichiara Corona Patrizio Maria interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per anni 2, incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per anni 2, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni 2, interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente della Commissione Tributaria. Applica a Persi Francesca le medesime pene accessorie invece nella misura di alunno, altresì ai sensi di legge, ordina la pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia. Visto l'articolo 530 codice di rito, assolve Corona Patrizio Maria e silenzio per favore! Silenzio! In ordine alla reato di cui capo 1, trasferimento favorevole di valori, perché il fatto non sussiste, e Corona Patrizio Maria, non silenzio, per favore, questa non è la giustizia. In ordine assolve Corona Patrizio Maria, in ordine alla reato di cui capo 3, omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di persona soggetta a misure di prevenzione, perché il fatto non sussiste. Ordina la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica sede per quanto di sua competenza in ordine al prospettabile reato di dichiarazione fiscale in fedele di cui l'articolo 4 del decreto legislativo 74/2000 e, come la sua richiesta, in relazione al reato di cui l'articolo 646 codice penale. Visto l'articolo 300 codice di rito, dichiara la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata dal SIP presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza in data 10 ottobre 2016. Indica il giorno 90 il termine per il deposito della motivazione. Udienza tolta.